domanda, una cosa sul campo, così ti teniamo poco e poi con, invece con Nicole, mister, e arriva anche Edoardo Mecca, andiamo anche noi sul campo. Io faccio la prima, ne direi una anche a Nicole e una anche al mister. E Giovanni, che Juve è molto banale la mia domanda, che Juventus è, anche quella di Monza? Tu lo sai che il dibattito, vabbè, eterno lo sai, ma anche a Monza rende bene il dibattito, perché io capisco bene sia chi ti dice, ragazzi, campo difficile, vai subito in vantaggio e subisci mezzo tiro in porta al 90esimo e c'è pure la forza di riprenderla, e sia chi ti dice, se tu stai dietro senza ripartire mai dal 60esimo, può entrare pure un cross, prima o poi. Chi ha ragione? Ma no, io, a me la Juve piace tantissimo, quindi... Addirittura? Mazza, allora ti prendiamo... Sì. Veramente piace tantissimo, non è da scudetto, ma piace tantissimo. Io penso che forse ha un po' esagerato nel controllo della partita nel secondo tempo a Monza, e quindi se ti abbassi poi rischi anche di prenderlo il gol. Però nel complesso la Juve, se tu la guardi su 90 minuti, a Monza ha fatto una signora partita. Avrebbe meritato ben prima di arrivare a quota 2 gol che sull'ultimo assalto. E poi a me fanno impazzire le squadre che prendono un gol al 94esimo e al 94esimo e 30 secondi sono in 5 dentro l'area avversaria, compresi i difensori, a cercare di riprenderla per i capelli. E per carità, una volta ti va bene, tre ti va male, può succedere tutto, ma io ricordo che quando succedono queste cose non è mai un caso, è perché sono squadre che hanno un carattere, hanno un'identità, e soltanto chi non lo vuole vedere pensa che si tratti di fortuna. Dopodiché questa giornata la leggiamo in controluce il prossimo fine settimana, perché Juve-Napoli è una partita di un certo tipo, Atalanta-Milan è una partita di un certo tipo e l'Inter all'Udinese. E quindi vediamo che cosa resta, ad esempio, della classifica. Io continuo a pensare che la Juventus, per come è messa a centrocampo, non possa essere una squadra da scudetto, e sarà così, credo, io lo penserò fino alla 37esima giornata. Poi se alla 38esima la Juve avrà vinto lo scudetto, dirò, ho pensato una minchiata, vi chiedo scusa. Ma noi accetteremo le tue scuse, credo, quel giorno, senza, anche perché si uniranno le mie. Io non ci credo, lo dico tutti i giorni in un canale juventino, non ci credo affatto. Capuano, ci manca solo che tu dica che ti piacciono i cetriolini del Big Mac e siamo a posto. Ma ti piacciono i cetriolini del Big Mac? No, vabbè, allora è inaccettabile. Allora è inaccettabile, davvero. A me allora... piace in assoluto. E ci faccio anche lo tzatziki col cetriolo, No, quello certo, lo tzatziki lo devi fare col cetriolo, quello va bene, però il cetriolino sott'aceto del Big Mac è immangiabile. Ma no, c'è roba, allora, figlio, allora ragazzi, mi infurio, la morbidezza qua sparisce, la mia morbidezza veramente inascoltabile, veramente. Capuano, Nicole Tosi e mister, sulla Juve di campo o sul campionato in generale, Nicole? Allora, la mia domanda è se secondo te la Juve è l'unica squadra che può fare ad oggi paura all'Inter, perché dagli scontri diretti effettivamente emerge questo, no? Perché è l'unico pareggio contro una diretta concorrente, diciamo. E cos'è cambiato secondo te la principale caratteristica dall'anno scorso della Juve? Cioè, secondo te è mentale lo switch che è stato fatto, o vedi anche uno switch magari nel gioco, nell'organizzazione, in qualcos'altro? Beh, a parte che l'anno scorso è un po' difficile che faccia da benchmark con tutto, perché è stato talmente un casino che insomma non è stato semplice neanche per Allegri tenere la barra dritta dentro lo spogliatoio. Guarda, io intanto vedo che la Juventus ha iniziato dalla giornata 1 del campionato a fare quello che ha fatto nell'ultima parte dell'anno scorso, quindi giocare un po' più protetta sotto la palla e ragionare in maniera un po' più pragmatica. E poi credo, insomma, ci sia una convinzione che l'anno scorso non c'era, di potersi prendere delle rivincite dentro la stagione, questa cosa. E a me ha fatto molto impressione, devo dire, mi fanno molto impressione le frasi rubate, quella di Rugani che abbiamo visto in panchina, quella di Rabiot che ha detto l'altro giorno a fine gara, perché io credo che alla fine la lettura della società sia quella di Allegri. L'importante è stare nelle prime quattro per un miliardo di ragioni, e l'anno prossimo non sarà l'ennesimo anno zero, ma sarà l'anno uno. Però detto questo, poi gli spogliatoi sono una cosa strana. Io non li conosco direttamente, li conosco per sentito dire, magari quando te li raccontano, calciatori, ex allenatori. Però alle volte si forma questa chimica, no? Si formano delle convinzioni che diventano un cemento difficile da rompere. Guardate, sta succedendo anche all'Inter. Cioè, l'Inter è uscita dalla finale persa di Champions League l'anno scorso con una squadra indebolita dal mercato, perché io penso ancora a quello che pensavo ad agosto,
ma con una convinzione che evidentemente si sta alimentando dentro quello spogliatoio ed è un circuito virtuoso. Ecco, secondo me sta succedendo la stessa cosa alla Juventus. Allora, mister. No, gli vorrei chiedere, ma se la Juventus prendesse un centrocampista di livello, voglio dire un De Paul, per fare un tipo di esempio, secondo lei ha più... Si avvicina molto all'Inter o comunque è sparito, ma domanda chiara, cioè... Guarda, chiaramente gennaio è uno spartiacque, cioè se la Juventus a gennaio fa due cose di cui una, almeno una, molto importante, allora poi discutiamo di uno scenario diverso. Io non so se la Juve ha la forza di fare questa cosa, perché poi i conti li avete visti, sono sotto gli occhi di tutti e c'è ancora un'emergenza che è prioritaria, perché quest'anno la Juve non andrà bene a livello di conti, per definizione, essendo fuori dall'Europa, e quindi la priorità rimane ancora quella. Però chiaramente dal punto di vista tecnico qualcosa col mercato di gennaio può cambiare, ma credo che la grande differenza la Juve la stia facendo nella testa, cioè in quella voglia che ha di restare lì aggrappata in alto, a prescindere da qualsiasi situazione. Quindi io credo che la differenza sia quella. Poi se arriva De Paolo o arriva un grande... Però deve arrivare un grande centrocampista titolare, perché la Juventus non può andare avanti con gente mezza fuori ruolo, oppure con Nicolussi Caviglia. Guarda, c'è una cosa bella, che però parla anche della debolezza in questo momento del progetto. Credo che Miretti sia arrivato quasi a 60 partite con la maglia della Juventus ed è un 2003. È una bella notizia da un certo punto di vista e ti dice anche che tutti i famosi investimenti e progetti, l'Under 23, eccetera, un senso ce l'hanno. Però ti dice anche che insomma è difficile che Miretti possa fare 60 partite da 2003 nella Juventus e la Juventus sia una squadra che ha una rosa costruita per vincere lo scudetto, per stare in questo momento al livello dell'Inter. Quindi secondo me la verità sta in mezzo a queste due cose. Allora saluto, hai visto Giovanni, noi ti sostituiamo non con uno ma con due pezzi grossi, poi Pavanello e Mecca. Ma la quantità di capelli è medesima. No, anzi, no, ma sono interessato se apprezzano o no il cetriolino nel Big Mac. Io mi sono connesso perché a un certo punto ho sentito parlare di cetriolo e a me è venuta in mente l'immagine di Gagliardini, non so perché. Gagliardini. No, a lui è venuto così, in mente il cetriolo in senso figurato. Esatto, un altro cetriolo. Invece noi discutevamo di cetriolino in senso fisico. Dei cetriolini, Edoardo, no, i cetriolini. Io sono uno di quelli che quando ordina il panino dice no cetriolo. Grazie. Bravo, anche io, mi dispiace dirlo. Edoardo? Io odio fast food. Ah, ma tu sei addirittura eticamente stellato. Proprio... Lui mangia stellato, capito? Giovanni, ti devo fare... No, ma a me piacciono le trattorie. Giovanni, due domandine finali proprio al volo. Qualcuno mi ha detto non hai parlato di Mourinho, se vuoi dirci qualcosa. Bah, e la seconda, Chiesa e Vlahovic, se vuoi dire qualcosa anche su di loro, il gioco che non li aiuta, o loro, insomma, la solita domanda che poi apre il dibattito da noi. No, guarda, voglio dire una cosa su Mourinho. Che è molto semplice. Francamente, l'attacco preventivo a un arbitro che non ti ha mai arbitrato era irricevibile, ok? Ma tanto Mourinho lo conosciamo e quindi avrà avuto le sue ragioni per farlo. Dopodiché Mourinho, da quando è finita l'estate, e quindi dalla giornata numero 4, è terzo in classifica per distacco. E secondo me non ha una rosa per essere terzo in classifica. Quindi alla fine comunque Mourinho resta uno che il risultato te lo porta a casa. E brutta la cosa secondo me più che sull'arbitro, su Berardi. Cioè tu parli il giorno prima di un avversario, diciamo, proprio sgradevole secondo me. Comunque vabbè, però... No, guarda, io te la ribalto. Cioè io capisco la frase su Berardi perché Berardi è un avversario. E allora, siccome tu hai avuto delle storie tese con Berardi, perché poi c'era il precedente dentro l'area di rigore, quindi c'era tutta una cosa, tu fai una roba preventiva. E quella sull'arbitro, che poi tra l'altro è un ragazzo giovane, pochissime presenze, invece io l'ho trovata totalmente impropria. Allora, se hai le palle, dici prima, credo che il designatore abbia sbagliato, perché per Sassuolo-Roma bisogna mandare il numero 1 in Italia, perché è una partita importantissima e non accetto che venga mandato un ragazzo di 30 anni con 4 presenze. Che è una che ci può stare, capito? Però vai al bersaglio grosso,
non lo fai passando, cercando di mettere pressione a un ragazzino. Ecco, no, quella io l'ho veramente trovata sgradevole. Senti, Chiesa Vlaovic, aprici il dibattito dopo di te. Chiesa Vlaovic, perché non segnano? O segnano poco o non abbastanza? Beh, insomma, Chiesa e Vlaovic dal punto di vista numerico non è che proprio non segnano. E secondo me Chiesa e Vlaovic alla fine sono un problema soltanto per gli juventini, perché mi pare invece che Allegri, facendoli ruotare tutti e quattro, abbia trovato una soluzione funzionale. Hai già comprato, preordinato Juventus una sessione italiana o vuoi che te lo spedisca io? No, tu lo sai che io non voglio niente in regalo. Tutte le volte che i colleghi scrivono libri e mi dicono te li mando in redazione eccetera, io dico ho già fatto io. Ottimo. Perché apprezzo la lettura e penso che quando uno scrive è giusto che... Poi sarai critico e mi dirai. Poi sarai critico e mi dirai. Allora, grazie mille Giovanni Capuano. Costa troppo, Costa troppo? Lo mandi a Capuano, lo mandi a me, quindi due, grazie. Sei già nella lista, troppo, Roberto. Questi 200 euro che ho dovuto mettere nel preordine. Esatto, bravo, una decina di libri almeno ognuno, ragazzi. Grazie mille Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Ciao. Se lo invitiamo a cena, niente cetriolini, ragazzi. Giovanni Capuano, ricordiamocelo. È una cosa molto importante questa. Nicola, Edoardo Mecca, Roberto Pavanello, come state? Ma Roberto Pavanello è tornato dal viaggio di nozze. dopo sei mesi. Sono in viaggio, sono in collegamento da Auckland. Dopo sei mesi. Ma Roberto Pavanello oggi, secondo me, quando ha letto che c'era Mecca, mi ha detto, perché prima mi ha detto non posso, poi mi ha detto io entro dopo, ha detto quando c'è... Aspetto Mecca, che fa le interviste con i miei colleghi. Nicole, sì, con chi le fa? Diteci. Con un interista. Ma alla stampa? Sì, sì. Potevo sapere. Bella, ma su cosa? Sul personaggio Mecca o su un evento in particolare che pubblicizziamo anche noi nel caso? Vai Edo, racconta. Non lo so. Non lo so perché ne ho fatte due, una deve ancora uscire e una è uscita venerdì. Sulla stampa? Sì, tutte e due. Su Torino 7 per l'evento dei Babbi Natale. L'ho visto che eravate tantissime. Bello. Sto parlando dell'evento con Nicola, cioè di quella con Nicola lo zito. Allora deve ancora uscire. Sì, deve ancora uscire. Quindi è vero. Non anticipiamo. È vero, però mi ha parlato bene di Pavanello. Allora è interessante. Sì, ha detto che è veramente simpatico. Ma voi pensate... Tutte cose che io non sapevo. Esatto, ci dia qualche notizia. Vedi, allora danno ancora notizie ai giornalisti. Senti, ma per la prima volta la stampa si occuperà di un mio libro oppure continuerà il boicottaggio mainstream nei confronti delle mie opere? Pavanello, io ho dato mandato che nessuno scriva su Zampino. Purtroppo non c'è bisogno, ahimè. Allora, ragazzi, Mister Gatta se n'è andato, giustamente. Mi sembra saggio. Nicola, apri tu, conduci tu questo dibattito calcistico con i nostri. Vai, fai la conduttrice Juventus. Ok, così, ma riprendiamo dalla coppia d'attacco? Vai, dove vuoi tu, vai, riprendi da là, dai ritmo a questa trasmissione. Ok, allora ho letto che, cioè ho sentito che Vlaovic è stato il peggiore la scorsa volta, vi chiedo il vostro parere di come avete visto, perché io sinceramente il primo tempo, è vero, ovviamente sbaglia rigore, sbaglia la ribattuta, quella è gravissima, sicuramente. Secondo me però ha aiutato molto la squadra, più di Chiesa nel primo tempo, e secondo me dopo il rigore non si è abbattuto, cioè io ho sentito molti dire che dopo il rigore, come al solito, no, lui va in down. In realtà io non l'ho visto così la scorsa volta, poi è vero che nel secondo tempo è entrato male, ha subito sbagliato e in generale poi tutta la squadra non ha fatto questa gran partita, quindi volevo chiedere un parere a voi su lui e sulla coppia d'attacco. Beh, però era stato il migliore la settimana prima, quindi esatto, voglio dire, adesso non è che... Poi, io invece l'avevo visto meglio di altre volte il primo tempo, nonostante il rigore sbagliato. Esatto. Poi è chiaro che il rigore sbagliato, soprattutto la ribattuta, porta il giudizio ad essere negativo della partita di Vlaovic, perché lui quei gol lì deve farli. Non tanto il rigore in sé, ma la ribattuta doveva andare più cattivo, però l'ho visto meglio di altre volte. Poi una settimana prima con l'Inter era stato tra i migliori, quindi io volevo solo dire che avevo pronosticato il pareggio dell'Inter a Napoli o la vittoria del Napoli. Com'è andata?
Beh, 3-0 secco. Esatto, quindi lasciamo perdere. No? Infatti sabato io avevo, ho seguito tutta la direttora del pomeriggio, sentivo tutte le persone dire tanto saremmo a pari punti alla fine. Sì, ma io ero il primo. Io ero sicuro vincesse l'Inter, sicuro. E vi dirò tutto sommato per il mio punto di vista pessimistico. Tenermi lontano tutte le altre in attesa dei tempi. Io faccio legna, Edo, faccio legna per i tempi brutti di quando arriverà. Roberto Pavanello, voto a Vlahovic, ti chiede Nicola. Però io così. C'ero, non ero, ero sollevato, vi ho sentito tutto. Ah, ok, qua. Ho insinuato che me ne fosse andato. Sì, no, sì, no, sì, tu ci molli ormai. Tutto. Vai, Roberto, Vlahovic dice Nicola, non così male, secondo te? No, sono d'accordo con chi ha dato il voto 5 e mezzo, insomma, secondo di più o meno bontà. Non è vero, secondo sempre il mio parere, come ha detto Edo, che non ha risentito del rigore sbagliato, ne ha risentito e non ha più giocato con tranquillità, e quindi io spero che, visto che è stato migliore con l'Inter, è andato male con... il Monza sia il migliore venerdì sera, così saremo a raccontare di nuovo quanto Dusan sia fondamentale per il nostro attacco. Chiesa è andato a strappi. Ho paura che ogni tanto cerchi eccessivamente il gol. Forse se un passaggio e non ci piace in più questo, un tiro in meno, no, quando lo cerchi senza avere la lucidità per farlo. Quindi un passaggio in più e un tiro in meno e forse magari, visto che dopo un po' di assist non riesca a ritrovare anche il gol. Mister, ha ragione Nicole, Vlahovic non male come si dice oppure negativo e basta? No, io ho già detto, no, sabato con Moggi che per me il peggiore era stato Ken, non Vlahovic, solo che il rigore condiziona molto poi i giudizi. Non ha fatto una partita eccezionale, però un 5,5-6 secondo me lo meritava. Forse 5,5 perché comunque sbagliando il rigore mezzo voto in meno. Ti devo dire che sulla ribattuta una gran cosa di Gregorio, perché ha avuto un balzo da, veramente alla Peruzzi. E avesse fatto gol nella ribattuta, secondo me i voti sarebbero stati 6, 6,5 anche da parte dei quotidiani, perché poi guardano soprattutto quello. Guardano. Beh, però mister, la ribattuta siamo a tipo cos'è, il settimo minuto? Magari sì. Poi vediamo anche una parte diversa di Vlahovic, se segna lì. Io ho questa impressione, su quello che dice Roberto, di Vlahovic, premesso che ha lottato, è vero, abbiamo in mente quel bel pallone lavorato che poi finisce a Rabiot al limite dell'area, e non sparisce del tutto, però io la cosa che mi preoccupa di più quando gioca Vlahovic e sbaglia un rigore o qualcosa è che poi non abbia già la forza mentale per poi fare una grande partita. Troppo spesso lo vedo poi subirlo, però, l'episodio, Massimo, no? Massimo, è anche vero che lui è servito poco in profondità. Sì, certo, questo è un vecchio... Lui... Guarda Edoardone, te lo scateno Edoardone ora su questo se voglio, non è che... Vai, no, vai, ma mi... no, ma non lo scherziamo, perché sennò sembra subito Allegri, non Allegri. No, ma io assolutamente no, perché sennò veramente è un discorso che non mi appassiona più. Però la Juventus, ripeto, non è che lo diciamo noi, ne parlavamo oggi l'anno scorso, che sabato, che criticava anche Rabiot, perché sicuramente ha fatto una buona partita, però sicuramente per un attaccante avere un centrocampista come Rabiot che porta palla, grande forza fisica, ma gioca più col pallone che senza, nel senso che lui raramente manda in profondità i nostri attaccanti, può essere, per un attaccante può essere un problema. E lo diciamo oggi, ripeto, che è il massimo intenditore. Fare l'attaccante della Juventus con i centrocampisti della Juventus non è facilissimo. Ma è vero che sulla ribattuta tira una scamorza, come dice Troy, oppure effettivamente era difficile? Una perché bomba era... non l'ha tirata. No, però dico, gli arriva, però gli arriva pure un po' al volo. No, vi chiedo, era facile balisticamente? Edo? Era più facile sbagliarlo. Che quando è finito il quadro? No, allora, non è che fosse... Il quadro al videogame. Era più facile fare gol che sbagliare. Ma si dice ancora quadri al videogame, come ai nostri tempi? Ho superato il quadro? Allora... No.
Non è che ha superato il livello, perché il quadro non è che fosse facile. Quadro, dai, si diceva quadro, io me lo ricordo, non è che fosse facile. Vecchi come me, quadro o non quadro? No, scusa, vai, al cinema quando saltava la pellicola gridavi quadro, quello sì. Questa non la sapevo. No, Zanto, mi dico, facile, si dice livello, schermo, quadro, io me la ricordo, sono sicuro, ragazzi. Voglio forse a Roma dica... Nord, forse a Roma Nord usava. No, voglio uno che mi dica quadro, livello, si diceva quadro, si diceva. Bravo Riccardo, possiamo andare avanti, vai. Ed è 91, no. Cosa Riccardo? Con 91 c'ha 20 sì, anni. Sì, lo diceva quadro, a voglia, ecco qua. Allora, googlate, qualcuno mi metta la cosa, quadro, eccoli qua, scusa. E dove, come sta andando? Romani, sono tutti romani, chiaramente. Non vai, è si che diceva quadro. Vai, scusa, vai. Tutti romani. Livello, ho capito, al prossimo livello, va bene, quello è chiaro. Io dicevo quadro, anche a me è venuto a dire quadro dopo 20 anni ora. Massimo Pescara, pure lo stesso nome, dobbiamo conoscerci assolutamente, parlare di quei tempi. Vai, Edo. Non è che fosse facile, è che da uno come Vlaovic devi aspettarti che sbagli il rigore, la palla è di nuovo lì e vai con una cattiveria molto più grande di quella con cui è andato. Lui secondo me è andato un po' molle, ecco. Se andava con cattiveria segnava, perché... però balisticamente era facile tenerla nello specchio, non è facile, perché era al volo, però... ragazzi, noi ci aspettiamo da Vlahovic che balisticamente gli abbia quei colpi, ragazzi, su quella respinta che vale, Gatti lo avrebbe sfigurato il portiere. No, Gatti è questione più, di atteggiamento, Più guardo il replay del gol e più continuo a insultare Gatti per la prima cosa che fa, pur sapendo che segnerà subito dopo. Guarda che è bellissimo. È stata una fortuna, perché sì, se non avesse ciccato quel pallone non segnava. Vero. Sai che mi sa pure a me, l'avrebbe rimpallato quello davanti? Sì, oppure la tirava in tribuna. Quindi ringraziamo quella ciccata. E poi secondo me non è una ciccata, è una pinta quella. Ma va. È inutile che cercate di screditare Gatti. Esatto. Lui, io l'ho vista fare lui ha fatto una pinta. E ci sono cascati tutti, compresi i suoi compagni, tutti, perché... Non so ancora se si sia ispirato a Cruyff o a Van Basten, però quella Van Basten è una finta. Una finta. Scherziamo. Poi il problema di Vlahovic è mentale. Il problema di Vlahovic è mentale, è troppo fragile. Esatto, è troppo fragile quando le cose mentale quando le cose vanno un po' male, perde la fiducia. È un giocatore che quando è in fiducia te la vince, come ha fatto con la Lazio, fa i gol come ha fatto con l'Inter. Quando cala la sua fiducia probabilmente si sente più insicuro e gioca e cala la prestazione. Se lui riesce a fare quello step è fortissimo. Sì, una cosa però glielo possiamo chiedere, ma col massimo della stima, che al prossimo rigore lui vada a bere in panchina. Ma chi li batte? Ma chi li batte? No, vabbè, però visto che ne ha sbagliati negli ultimi 4, ne ha sbagliati 3, che è una media abbastanza inquietante. Mister Dillo, se il mister dice vuole McKennie rigorista, è finita. McKennie rigorista. Voglio Becca. Edoardo, voglio Gatta che dice McKennie rigorista. Ragazzi, dai, che visto. Cazzo, pure McKennie rigorista, minchia, la morte del calcio, che cazzo. Ma scusa, Chiesa non li batte rigori. Danilo li batte. No, Danilo non era neanche in campo a rigori. Mettiamo dentro Ausen per batterlo. Esatto. Batte Alessandro. Sì, comunque, Alessandro, voglio la scusa del mister. Alessandro, grande partita l'altro giorno, voglio che il mister grande partita. Ma grande partita, no, basta respirare per dire grande partita. Cioè, non mi sono accorto che c'era, fortunatamente, perché di solito ultimamente quando me ne accorgo è perché fa qualche vaccata. Ma la fede, però grande mister. Partita, adesso no, ha fatto una discreta partita. Ha contenuto la grande D'Ambrosio. Ma la fede mister, veramente. Beh, mi piace dirlo. Comunque ho letto da più parti che la rosa del Monza era insuperabile, quindi comunque... Vabbè, Colpani non è male, eppure non si è visto. Però in generale mi ha un po' spaventato in due passaggi Alessandro, gli ho visto fare un po' pericolosi, ecco lì sempre un po'. A me quando si ingobbisce, man mano che va avanti, si ingobbisce,
che dribbla magari il primo e poi va verso la nostra porta e si ingobbisce, mi aspetto sempre un disastro. Colpani ha provato, però vedi Colpani perché Colpani lì Colpani. Ma che ride Edoardo? Mister, ti prende in giro Edoardo? Sei pure bloccato. Ross, quello che ha calciato al volo nel secondo tempo, tu non te lo ricordi perché tu guardi solo le azioni della Juventus, ha fatto una finta alla Gatti che ha calciato senza prendere il pallone e poi però non ne ha approfittato. Edo, quindi sei tornato alla polemica sulla rosa? Ah, mica, Massimo, io vorrei un centrocampo, cazzo, McKinney, Pogba, Colbani. E Alessandro dietro. Allora. No, ma comunque Alessandro, dai, se sta fuori non è... Perché dobbiamo farci del male? Perché dobbiamo... Ma quindi, secondo voi, col Napoli è un gaio Alessandro in campo? Danilo? Danilo, mi sa. Non però mettiamo centrocampo davanti la difesa? Però sai che secondo me Danilo alla fine lo mette lì. Ah, tu dici Locatelli non sta bene, mette lì Danilo, dice. Sì, però non mi è piaciuta la Juve. Hans abbia fatto molto bene. Sentiamo. Se ripropone Hans Nicolussi, piuttosto fatemi sentire Danilo. Fatemi sentire Nicole. Ma ci siamo abbassati troppo con quel cambio lì. Cioè, alla fine Danilo faceva il difensore, certo, perché il centrocampo, come è normale che sia, cioè non è colpa sua. Però da lì la Juve veramente è stata in area di rigore avversaria. Comunque, Nicole si vede che viene... contrario tuo che non vieni mai, Nicole si vede che viene al bar di Mister Gatta perché ha una conoscenza, vedi che ha detto una cosa giustissimo, al contrario di Zampini che mi sabota. Io ti mando Francesca, Nicole, ti mando un po' pupille varie, devono avere la mia autorizzazione, quindi tu devi sapere questo, che accade così. Allora, Nicole, analisi serie, Nicole, siamo abbassati troppo. Roberto, tu che sei un allegriano di ferro e ti ho messo accanto Mecca, che è un anti-allegriano di ferro. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. È stato un brutto secondo tempo, e però abbiamo vinto. E quindi alla fine questo passa. Se avessimo fatto 1-1 in quel modo, che diretta sarebbe? Dicevo che era meritato l'1-1 per il Monza, come avevo scritto. Quindi vabbè, se è una banderuola a seconda di quello che... No, ma cioè, leggo la realtà. Cioè, leggi il risultato. Il Monza ha meritato, abbiamo vinto, ha meritato chi ha vinto. Bello. E allora mi servi molto, come opinionista, posso chiamare pure il... Allora, io... Vlahovic 5, perché ha sbagliato il rigore. Certo, se segna 7. Giusto? Ma certo, ma è facile, ragazzi, la vita è facile. Il calcio è semplice. È semplice. Abbiamo vinto, Ale, forza, siamo i migliori, abbiamo perso, mica cambiare tutto. Possiamo dire che abbiamo meritato di vincere, perché il primo tempo, se finisce 2-0, non c'è niente da dire. Allora, abbiamo meritato, strameritato, abbiamo... però ve la inverto. Domanda seria, se pareggiamo, secondo voi, al di là degli estremisti, va bene, Orenciano, al di là di questo, ma dico anche noi cinque qua. Ormai estremista, la settimana di Vietnam. No, secondo me la settimana di Vietnam. Secondo me ha ragione Roberto, c'è anche noi cinque, che oggi stiamo analizzando così, e secondo me la Juve l'ha strameritata quella partita, ma è vero che anche noi cinque, se pareggi, la prima cosa che ci viene di dire è comunque te la cerchi. Cioè, potevi meritare tutto, ma sei troppo dietro. Cioè, questo è il... Poi è vero che ti hanno segnato su un cross dalla tre quarti come unica occasione della partita. Ragazzi, ma sì. Cioè, no, non è che se la cerchiamo è vero, no? Perché ce la siamo cercata a Firenze. Tempo. Ce la siamo cercata a Firenze. E ci è andata bene perché è andata bene. E un po' che ci abbassiamo troppo, penso che non sia un sacrilegio dirlo. No, non dirlo. Non dirlo, che poi arrivano. Tutti, Ma no, no, ma me che arrivano me ne porto altamente. No, che poi arrivano sotto i miei post, perché anche se lo dici tu arrivano poi da me. No, magari tu puoi provare a fare un post diverso da quelli degli ultimi 3 mesi. Uno solo, magari, così. Per così. Per vedere l'effetto che fa. Se lo spartito è sempre uguale. Allora, io volevo fare i complimenti ad Allegri. Perché si è messo a disposizione col sindaco di Livorno e aiuterà a ricostruire il gabbione. Scorso più serio. Bravo, bravo. Bravo.
No, ma il primo tempo, no, allora, per me il primo tempo Monza-Juve è stato ottimo. Cioè, doveva veramente finire 3-4-0. Dovevamo finire, ma dal momento che la partita non finisce 3-4-0 primo tempo e 6-1-0 con una squadra come il Monza che poi quest'anno ne ha recuperate di partite, ha fatto anche tanti pareggi in cui è passato in svantaggio e ha recuperato, quindi è una squadra che già l'anno scorso aveva dimostrato di essere rognosa. Se poi tu nel secondo tempo rinunci completamente ad attaccare, perché è quello che è successo, non è lesa maestà dirlo, dal momento che rinunci completamente ad attaccare, e non è la prima volta che succede, arriva la volta che poi il gol lo prendi, non finisce sempre come con la Fiorentina, in cui non fanno cross, no, scusami, non va benissimo, mai. Va benissimo. Lì non hanno tirato nel secondo tempo, il primo tiro in cui eri completamente schiacciato è gol, poi è andata bene averla vinta. Però nel però, momento, ragazzi, scusami, Edo, il nel primo tempo va a finire 4-0, ai punti sul ring, se fosse una partita di un incontro di box, la Juve avrebbe vinto i punti. Ma una partita di calcio. E ha vinto anche la partita di calcio. Ha vinto anche la partita di calcio. Non ha vinto la box. Ma va bene, ma c'è una dinamica diversa sulla lettura. Ma la partita è finita. Abbiamo rimontato dopo aver preso il gol al 91esimo. Abbiamo vinto. Quindi tu non la analizzi più. E tu invece di festeggiare cosa fai? Però potevamo alzarci un po' di più. Ma no, attenzione. No, ragazzi, chi al 95esimo non ha perso la testa l'altro giorno fuori da questa stanza? Ma chi è che non ha festeggiato? È stato uno psicodramma in un minuto, cioè tra un po' cadeva giù il condominio. Però voglio dire, se poi la analizzi a mente fredda, è vero, è stata una vittoria meritata, ma non puoi ignorare quello che è stato l'andamento della partita, perché poi un minuto dalla fine tu stavi buttando via una vittoria che per fortuna l'hai ripresa, una partita meritata. Per aver rinunciato 50 perché minuti, perché se no hai vinto anche il gol per sfiga, non l'hai ripresa per fortuna, perché se no hai preso anche il gol per sfiga. No, non l'hai preso per sfiga il gol. Allora non puoi rinunciare ad attaccare contro una squadra innocua. Ma non puoi rinunciare, schiacciarti così tanto contro una squadra innocua, perché no, non ti va sempre bene. Edo, hai ragione sul fatto che non ti va sempre bene, io questo lo penso anch'io, devi ripartire di più, però tu la rendi innocua, perché tu lo sai, tu che sei un ammiratore di Palladino e del Monza, sai che il Monza non è innocuo per niente. E invece con la Juve, c'era scelta di disoccupato con la Juve, è un merito anche della squadra. Benissimo, ma sai anche, se hai visto qualche partito del Monza, sai benissimo che non mollano mai. E per fortuna hanno mollato in quel minuto perché credevano di averla pareggiata e poi l'hanno persa. Allora tutto quello che fa la Juve perché mollano gli altri, quello che fanno loro un cross da metà campo. Ragazzi, dai, ma allora va benissimo festeggiare, siamo tutti contenti, io sono contento che la Juve sia seconda. Vero, c'è la faccia da funerale. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dai! Vabbè, allora, se vogliamo buttarla in cacciara, la buttiamo. Ho esultato come un pazzo sabato scorso, ma a mente fredda... Dove l'hai vista? Vogliamo le prove del festeggiamento. Venerdì. Noi non ci crediamo. Esatto. A casa. Eri a casa da solo? Eh no. Con chi? Con la mia ragazza, e poi c'era credo anche quelli dei piani superiori. Allora, raccontaci un attimo Mecca davanti alla TV, come sei? Mezzo sdraiato, seduto? No, ero in piedi da 10 minuti, sai perché? Adesso sfido io a trovare qualcuno che dicesse, sta a vedere che la pareggiano. Speravi la pareggiassi? No, perché avevo già capito l'antico. Dai che la pareggia. Ho detto, entrano Milik e Kent, terranno su un mucchio di palloni. Non gli è arrivato uno. Ti è piaciuto Kent? Quelle due o tre volte che è partito a battere contro tu sei un allenatore, ma che gioco è? Ma cosa vuoi chiedere a un attaccante? Io ho capito, però no, ma era ironico il mister. Ho risposto a una mail di uno che si chiama Matteo. Ma ragazzi, ma questa è una diretta davanti a migliaia di persone. Matteo. Io quando entra un giocatore fresco e mi aspetto che mi dia un apporto fisicamente. Ma hai ragione, mister, ma non c'era niente degli altri. Hai ragione, mister, ma non c'era più niente in campo.
Ma non è vero, Edo, ma è... Ken ha una palla per partire, palla al piede verso la porta avversaria e sbaglia il controllo al primo tocco. Non è vero, praticamente. Aveva una prateria davanti, correvano i bufali. Ragazzi, ma va bene, allora possiamo contemplare, visto che non è contemplabile mai l'errore di uno staff tecnico, perché comunque vince ed è secondo, possiamo allora contemplare almeno l'errore tecnico dei giocatori, visto che la rosa è scarsa, come dicono? Benissimo, se tu giochi per 50 minuti a rugby, perché quello è stato, tirare la palla lunga e lasciare il gioco in mano agli avversari, allora possiamo anche aspettarci l'errore tecnico di chi è lanciato davanti alla porta. Ma poi attenzione, non che gli arriva la palla e sei in area di rigore, a 60 metri dalla porta. Ma io non ti vedo più, Edo, ti vedo frizzato, pure voi lo vedete frizzato? Sì. Ma mi sentite? Edo, prova a dire l'opposto. Edo, prova a fare i complimenti ad Allegri, vediamo se ti riazioniamo un attimo la diretta. Poi attenzione, siamo secondi e questo è un miracolo dell'allenatore a cui vanno fatti i complimenti, e vorrei dirlo qui, perché un secondo posto in cui una Juve merita di essere a metà classifica per la rosa che ha. Cioè, tu dici la Juve è superiore all'Inter e lui la sta portando. Adesso secondo. Mi si vede. Adesso, adesso sì. Adesso sì, ti abbiamo ripreso. È così da noi, è così da noi. Edo, hai capito a me. Edo, ma forse non abbiate ancora capito che dovete parlare bene di Allegri, della Juve, dei dirigenti. Ma non è vero. A livello di risultato, è un super campionato. Cioè, non possiamo chiedere di più, tanto di più da questa Juve. Però, allora, stiamo qua a far live tutti i giorni. Anna, certo, dovrai parlare di qualcosa. Vorremmo analizzarlo. No. Sì, diciamo sempre le stesse cose, a dire la verità. Per me, grande merito della Juve di Allegri di quest'anno, cosa che con una partita a settimana era pronosticabile, un grande merito della Juve di Allegri è quella di far giocare male gli avversari. Quello è un grande merito. Costantin Dragas ti dice centrocampo, Caviglia, Rabiot, McKennie e Parli. Ma chi sono Gagliardini, Machin e quell'altro che c'era? Dai, ma basta! Ma non stiamo giocando tutte le partite con Real Madrid. Ma infatti, cioè, secondo me... Bravora, chi sono? È un misto di... D'accordo, questa sconfitta col Monza a me non va giù, ragazzi. Aspettate. Giochiamo tutte le domeniche contro Tchouaméni, Camavinga e Bellingham. Nicola, io ti segnalo. Abbiamo giocato con Camacin, Gagliardini. Ti segnalo che hai dietro qualcuno, Nicola. Vogliamo mettere Rabiot con il centrocampo del Monza. Va benissimo. Sei una mia collega. Ah, ok. Salutacela allora. Ma lo sa. Juventina o no? No, è spagnola. E beh, che vuol dire? E beh, cosa c'è? Non può tifare la spagnola. Cosa hai, quale squadra? No, tifa Atletico, non so se anche lei, però... Sì, cioè, questa cosa qua anche lei è parte dei pazzi. Il fatto è quella di Atletico. Non so se lei è tifa Atletico. Ah, va bene. Comunque, porta la porta. No, scusate. Chiediamo. Sì, scusate. Chi parla spagnolo? Chi parla spagnolo? O facciamo lo spagnolo di Sica, Boldi, con la S? Allora, parliamo un pochito del spagnolo. Mamma mia. Chiamala. No, scusate. Allora, vai. Scusate, dimmi. No, perché a me questa cosa qua fa andare fuori. Oddio, il gioco. Io stavo dicendo che, secondo me, cioè, entrambe le visioni hanno delle cose, cioè, dicono le cose giuste, cioè, che non sia una squadra tecnicamente eccelsa, lo sappiamo tutti, ma non per questo dobbiamo metterci in difesa come abbiamo fatto nel secondo tempo, soprattutto contro il Monza, contro la Fiorentina, perché io lo capisco contro l'Inter. Infatti io non ho assolutamente nulla da dire sulla partita contro l'Inter, perché era l'unica cosa da fare. Cioè, poi quando una volta che hai fatto gol ci sta a difendere, no, il vantaggio, e ci sta poi nel secondo tempo mantenersi anche sul pari, questo lo capisco benissimo. Con squadre un po' più, insomma, deboli di noi sulla carta, lo capisco meno, perché poi rischi troppo. Però credo anche che il pareggio del Monza fosse abbastanza casuale anche lì, perché gli expected goals, cioè se vediamo poi alla fine le occasioni vere create dal Monza, erano praticamente nulle, no? Però anche è vero che anche un semplice colpo di sfortuna ti può mandare sul pareggio, quindi non puoi... Certo che c'è, scusatemi, arrivo Edo, certo che c'è, 38 minuti, Luca Monblano, discussioni a volontà su tutti i temi. Mecca, sei amato dagli interisti su Twitter. Edo, mister, Edo, però io un'idea... Su questa Juve di Allegri
Una delle domande me ne sono fatte, nel senso che secondo me è molto probabile che Allegri ritenga che questo è l'unico modo per ottenere risultati, poi che abbia ragione. Ma ho capito, ma infatti... stava per dire una cosa brutta su Allegri, ma infatti... e l'abbiamo silenziato preventivamente, giusto mister? Non no. Ti abbiamo sentito, hai fatto una critica ad Allegri perché ti abbiamo silenziato. No, ho detto che Allegri secondo me ritiene che questa Juventus per ottenere risultati debba giocare. Questo l'abbiamo sentito dopo. Cosa hai detto? E quindi cosa vuol dire? Che ritiene che la squadra debba giocare molto, molto coperta, che debba, i nostri centrocampisti debbano avere ampi spazi perché non sono centrocampisti di palleggio. Quindi Rabiot e il McKennie e volendo anche i Locatelli rendono di più se hanno la possibilità di ripartire con gli avversari che gli danno campo alle spalle, perché se no non si spiega perché la Juventus giochi così, Edo. Cioè, io non penso che Allegri sia... Guarda, io vi dico una cosa, secondo me, io vi dico la mia impressione. La guardavo, ho provato a guardarla in modo un po' freddo, Monza-Juve, in certi momenti. Ho l'impressione che da tifoso avversario penserei a questi non segni più, a un certo punto. Si mettono dietro in 11... e non segni mai contro la Juve. Ricomincio ad avere questa impressione che non avevo da un bel po' di anni. Da un bel po' di tempo, però. D'altro canto, poi, quello che non mi va proprio bene, Edo, e vengo incontro a te... È assolutamente quello. È che non si può... Una cosa non mi va bene. Che in mezz'ora non si può non uscire mai. Cioè, come a Firenze... Cosa ho detto io? Tu devi fare... No, va bene aspettare Bassi. Ma devi mettergli paura tre volte, uno ogni cinque minuti, devi mettergli paura. Cosa ho detto io? No, tu dici di attaccare, loro hanno delle seghe, ma no, attenzione. Io ho detto una cosa ben precisa. Ho detto il primo tempo doveva finire 4-0. Dal momento che il primo tempo non è finito 4-0, tu poi rinunci per 50 minuti ad attaccare. C'è modo e modo di star bassi. Anche l'Inter gioca partendo da dietro. O no? Ma poi sono micidiali quando ripartono. Loro sono bravi a ripartire. Però è più forte. Ma Edo, ma l'Inter no, ieri sono entrati. L'Inter ha tre difensori fuori e ieri sono entrati Carlos Augusto, Barella, Quadrado e Frattesi. Dai, però io non voglio, non mi piace dire che l'Inter è superiore, però non è uguale in questo momento. Sì, poi Acerbi, Darmian, Bastoni negli anni sono diventati Beckenbauer. Però tu c'hai Gatti e Rugani, che due anni fa, se ti avessi detto al posto di Bonucci e Chiellini avrei Gatti e Rugani, mi avresti chiuso lì. Ma tu credi che all'interista tre anni fa gli dicevano tu avrai Darmian e De Vrij e dominerai? No, perché all'interista dovevano spiegare che Darmian e De Vrij erano le riserve di Pavar, pagato 30 milioni e passa, Bastoni cresciuto in casa, anzi pagato, e poi così, e De Vrij sarebbe stato il panchinaro dopo aver avuto, cioè obiettivamente non è uguale. Ok, ma infatti, Acerbi, infatti. Per poi quando hai un centrocampo forte non ha pari in Serie A. Acerbi per posizionamento in campo non ha pari in Serie A. Sì, però ha ragione Edoardo che quando due anni fa, il mister lo dice spesso, quando due anni fa ne parlavamo qua, la gente rideva, diceva vi prego Juve non mi prendere Acerbi come fosse. Noi ponevamo il dubbio, non è che sarà maturi. Perché allora i tempi non erano maturi, erano ancora Acerbi. Il Signore Santo però mi deve aiutare in questi casi. Qualcuno mi deve aiutare, ragazzi. Però io questo voglio dire, è Bremer dire che invece è forte. Appunto. È chiaro che... Scusate, finisco il concetto. L'Inter è più forte. L'Inter è indubbiamente più forte di questa Juve. Voglio dire anche che la Juve però 50 minuti bassa che rinuncia ad attaccare contro il Monza, che ha Gagliardini, Macin, Kyriakopoulos, adesso non facciamo passare la Juve con la rosa dell'Ascoli. No, che però sembra che se no così non puoi giocare. Però Edo, hai Rabiot che vale tutto il però centrocampo. Aspetta, del Edo, mondo. Si mette bassa dopo aver rischiato due o tre volte di sbagliare, ha sbagliato il 2-0, non si sa come, oltre al rigore sbagliato, vabbè, il gol arriva subito dopo, e nel secondo tempo si mette bassa, ripeto, senza rischiare niente, cioè non ho c'è capito, la partita. Ho capito, dici, ogni minuto c'è il miracolo. Ma io dal momento che sono d'accordo con te, dicendo se tu ti metti bassa e rinunci completamente ad uscire per mezz'ora, lo so che puoi anche non rischiare niente per tutta la partita. Il mister lo sa, ne avrà viste tante partite, lo so che puoi rischiare niente, ma può capitare che a un certo punto vai che ridai cross su cross, non tiri, nel momento in cui tiri segni. Però è vero, e butti via, e, butti via, e rischi di buttare via perché poi l'abbiamo vinta, e viva Iddio,
però rischi di buttare via una partita vinta, che tu vince, vincia, batte. Edo, posso farti una domanda? Prego. Che posizione ha la Juventus in classifica? Seconda. Quanti punti ha dall'Inter? 2. L'Inter ha una rosa, mi pare, leggermente più forte della Juve? Ma infatti, io ti sto dicendo che a livello... Appunto! Vabbè, ma allora voglio parlare di qualità del gioco. Ma allora veniamo qua. Allora, quando veniamo qua, non parliamo di come ha giocato la Juve, cioè di cosa parliamo? Guardiamo la classifica, la commentiamo, però leggiamo, siete la classifica. Posso dirvi una cosa? Secondo me sul Monza cominciate a essere ingiusti. Premesso che non è il Real Madrid, però allora che palle, in campionato ogni partita dobbiamo dire sta cosa. Però la partita in trasferta a Monza in questo momento non è una partita facile per nessuno. Ora invece poi si deve arrivare qua per sminuire e dire che a Monza vincono tutti 6-0. Non è così neanche questo, infatti, dai ragazzi. Non è vero. No, ma no, non dico, ora lo dicevo a Figi. Massimo, io quello siete che dico... tutti per schieramenti, allegria. Ma infatti io quello che dico, nel momento in cui tu stai giocando in ciabatte col Monza, perché hai fatto un gran primo tempo, ecco, dal momento che hai in mano la partita, cazzo, non andartela a cercare, perché poi rischi veramente di buttare via 2 punti che erano già vinti. Punto. Però Edo, quello Edo, allora, poi, Edo, poi è ovvio che siamo tutti, cazzo, la Juve è seconda, sta facendo molto di più di quello che ci aspettavamo. E beh, è ovvio, i risultati Edo stanno dando stra ragione. Però sera, allora cosa faccio alle live a chiedere? Sera, la Juve Edo, Monza ha fatto un pessimo secondo tempo, secondo tempo, ok? Allora, non tutto, l'ultimi 20-30 si è abbassata troppo, secondo vabbè, me. Vabbè, 20-30 minuti, comunque, secondo tempo abbiamo smesso di giocare al calcio, abbiamo stati lì perché abbiamo visto, diceva anche Massimo, che alla fine di Riffa o di Rafa non rischiavi nulla, stavi lì, traccheggiavi, era così, era così. Casa. Così a un certo punto pareva non fosse andata, ma alla fine non è finita in quella maniera lì. Poi abbiamo giocato altri 3 minuti, la partita si è vinta, basta! Strapazzarci le palle da soli perché la Juventus ha giocato bassa, ma minchia, ma meno male che abbiamo vinto e basta. Meno male, ma sì, ma chi dice altro? Ma meno male che abbiamo calcio spettacolo, campagna, poi ti prendi il aspettate, mister Gatta, il giudice, mister Gatta. Quello che dicendo io lo capisco e c'ha ragione. Frizziamo magari Gatta, allora frizziamo Gatta, grazie. Lo sta estremizzando, ma quello che vuole dire Edo, allora, su una cosa non sono d'accordo, nel senso che se tu fai un primo tempo dopo puoi chiuderlo 3-0, non è detto che nella stessa maniera allora la partita sia più facile. Tante volte diventa più difficile, perché anche mentalmente, quando tu ti rendi conto che non hai chiuso una partita che potevi chiudere, ti nascono delle paure. Edo, quello è così. Cioè, non è che, credimi, è così a tutti i livelli. Su una cosa però ha ragione. È chiaro che se tu la sostituzione di Nicolussi Caviglia e Danilo, che è un difensore, magari Locatelli non ce la faceva ancora, perché poi ha ancora qualche problema, ok? Però è chiaro che l'indicazione che dà la squadra non è quella di essere super offensiva e di fare gli ultimi 20 minuti più di contenimento. Questo è innegabile, che è una sostituzione difensiva. Nicolussi Caviglia esce e entra un centrale di difesa. Allora, quello che di solito fa il braccetto. Diciamo che lì Allegri ha sbagliato a fare il cambio. Non doveva uscire Nicolussi Caviglia, doveva magari. Ma non so neanche se ha sbagliato, nel senso che non è che il panchina avesse chissà cosa, nel senso, probabilmente Nicolussi Caviglia non aveva più dopo 65, magari non ne aveva più, questo non lo possiamo sapere, magari non ne aveva più, perché è uno che Nicolussi Caviglia è stato 6 mesi senza fare un minuto, adesso in 5 giorni ha giocato contro Inter e Monza. Allora rispondete Daniele, lasciamo perdere gioco, basta, direi che anche oggi abbiamo dato la tassa. Dopo queste prime due da titolare, ti preoccuperebbe Edo Nicolussi col Napoli o lo vuoi? Ma assolutamente no. Poi conosco personalmente... No, dico, ti preoccuperebbe o lo vuoi? No. Cosa no? Assolutamente non mi preoccuperebbe vederlo titolare. Okay. Ma poi conosco la serietà di Hans. Lo conosci di persona, no. Scherzi a parte? Sì, non ha problemi da affrontare. È un giocatore talmente serio, preciso. No, ma lo conosci davvero? Personalmente, sì. Dico? Sì. Che ragazzo è? Dai, raccontaci. È un ragazzo serissimo. È un ragazzo con la testa a posto, ha avuto sfortuna in carriera, perché cavoli, ha avuto un brutto infortunio
e anche il recupero non è stato facile in un primo momento, nonostante quello, che comunque è in un'età cruciale per un giovane, perché comunque era già considerato da tutti il nuovo Marchisio, lui ha 23 anni ma è un veterano della Juve, è lì da 10 anni, ed è un grande Juventino, ragazzino. Mi hanno detto è un grandissimo Juventino, mi hanno detto. È un grandissimo Juventino. E da grandissimo Juventino lui non voleva sentire di andare in prestito, lui voleva stare qui quest'anno, voleva stare qui e giocarsi la sua chance, e io sono sicuro che lui con serietà, impegno, come ci ha sempre messo, perché è tornato all'infortunio, si è fatto una gran stagione a Sudtirol, poi è andato a farsi un primo step in A con la Salernitana ed è andata così, adesso lui con serietà si sta trovando il suo posto alla Juve, e io sono sicuro che se dovesse continuare a giocare lo farà con una grande intelligenza, perché lui può diventare veramente un grandissimo centrocampista. Ottimo, io non so se può diventare un grandissimo centrocampista, l'altro giorno mi è piaciuto molto. Grazie Hans, Liban adesso te lo mando. Portacelo qua. Io sono d'accordo con Edo, io voglio più Caviglia e meno Fagioli. Voglio gente che sia, io abbiate pazienza, ma io preferisco avere ragazzi che con la testa sul collo, ragazzi molto determinati che hanno avuto anche delle sfortune come ma altri. Guarda, io però invece sono d'accordo in parte con il mister. C'è da dire che un ragazzo come Fagioli, giovane, che ha inevitabilmente sbagliato, ha messo l'errore, bisognerà vedere come tornerà dopo questo errore. Chiaro. Perché allora lì sarà un processo di maturazione. A livello tecnico Fagioli potrà essere una risorsa incredibile per questa Juve. Vedremo come reagirà tutto questo. Secondo me ha capito di aver sbagliato.